It's a social imperative to give them the most possible profit. I think the social imperative is that information is developed should be accessible to everyone as freely as possible. A hacker is a person who does hacking. What hacking is, having the attitude of playful cleverness. It doesn't matter just what you're doing. Ho notato che se si prova a cercare su YouTube, o più generalmente in rete, delle informazioni sul hacking, purtroppo si casca male, ma credetemi, si casca malissimo. Mi piange il cuore vedere come questa parola, e di riflesso l'intera cultura, venga spesso accostata ad azioni criminali oppure screditata da molti e utilizzata quasi come termine dispreciativo. Tutto ciò non è altro che il risultato di anni e anni di stupro etimologico perpetrato dai media, ma se poi nella cultura popolare si è riuscita effettivamente a radicare con successo la figura dell'hacker criminale, del wannabe che sbottona a caso sulla tastiera, dell'hacker che ti entra su Facebook, beh, la colpa non è altro che nostra. Il fatto è che purtroppo il tessuto della comunità hacker che è composto principalmente da appassionati di informatica, anche se, come vedremo più avanti, il termine in sé non è necessariamente collegato al mondo dell'informatica, ha iniziato a sfilacciarsi. E perché ha iniziato a sfilacciarsi? Perché purtroppo c'è tanta tanta superficialità. La tendenza di molti, infatti, è quella di immagazzinare concetti e nozioni tralasciando completamente il lato etico e morale su cui sono state costruite di fatto le basi dell'informatica così come la conosciamo. Mi è capitato più volte di parlare o semplicemente di ascoltare persone che si definivano di mentalità, tra virgolette, open source, ma che di fatto non sapevano la differenza tra open source e free software. E questo, secondo me, è un fatto abbastanza grave. Ed è proprio per combattere questa tendenza che ho ideato EremoBeat, un format dedicato interamente alla cultura hacker, il cui scopo è quello di diffonderne nuovamente il verbo sperando così di riuscire a trasmetterne i valori. L'obiettivo che mi sono prefissato per questo episodio, tuttavia. Non è quello di ridefinire nuovamente il significato della parola hacker, riproponendovi la solita zuppa riguardo l'etica alla base, bensì quello di lasciarvi qualcosa su cui riflettere. Poiché ricordatevi bene che quando si parla di hacking non si parla di informatica, bensì di libertà. La cultura hacker moderna nasce alla fine degli anni 50 presso il MIT, ovvero il Massachusetts Institute of Technology. Agli albori, il termine hack era una parola autoctona dell'università e si riferiva ad una forma di scherzo divertente ed elaborato. Pensate che il significato del termine prende forma da due attività che gli studenti del campus erano soliti praticare, ovvero il tunnel hacking e il phone hacking. Tunnel hacking era il termine con cui gli studenti indicavano l'attività di intrusione nei tunnel sotterranei del campus, mentre il phone hacking consisteva nella manomissione del sistema telefonico dell'istituto. Ed è proprio dalla combinazione di questi due elementi, ovvero il senso di esplorazione dato dal tunnel hacking e il divertimento creativo fornito dal phone hacking, con cui vengono create le fondamenta del termine hacking. Successivamente, degli studenti del gruppo Signals and Power, che erano gli addetti alla gestione del circuito elettrico dei trenini della Tech Model Railroad, che era a sua volta un'organizzazione studentesca, assegnarono alla parola hack un nuovo significato, con la quale indicavano il partecipare ad un progetto per il semplice gusto di partecipazione. Hacker, quindi, era colui che partecipava attivamente alle attività di gruppo divertendosi. Corre l'anno 1959 quando viene inaugurato il primo corso di programmazione al MIT e neanche a dirlo, gli hacker passarono dai circuiti elettrici dei trenini ai computer e iniziarono a studiare nuovi metodi per perfezionarli scrivendo software. A questo punto il termine hack cambia nuovamente di significato poiché gli hacker non si limitavano più alla saldatura dei circuiti, bensì adesso scrivevano pure del software, quindi con il termine to hack si indicava la scrittura di nuovo software, ma attenzione, il software veniva scritto sbattendosene altamente dei metodi e delle procedure che venivano utilizzate nella scrittura di software, tra virgolette ufficiale. Lo scopo era quindi quello di sviscerare i segreti del computer sempre rispettando la filosofia base del termine hack, ovvero divertendosi. Dal momento che sono da sempre un estimatore dei videogames, non posso non citarvi Spacewar come esempio di software nato proprio dalla comunità hacker, il cui obiettivo era semplicemente quello di far divertire le persone. Questo gioco, dal punto di vista software, ma soprattutto, dal punto di vista etico è una testimonianza importantissima sul potenziale innovativo che era in grado di generare la comunità hacker. Infatti, essendo stato realizzato esclusivamente per puro divertimento, gli hacker non ritenevano necessario imporre alcuna forma di restrizione riguardo la sua distribuzione. Quindi, il gioco e il codice sorgente erano completamente liberi e gratuiti in modo tale che altri programmatori potessero studiarlo, modificarlo e giocarci liberamente. La comunità hacker, inoltre, ebbe un ruolo fondamentale nel campo di ricerca informatica dell'epoca, in quanto grazie al sistema operativo che veniva utilizzato sui computer, ovvero l'ITS, che sarebbe l'Incompatible Time Sharing System, riuscivano a cooperare scambiandosi tra loro software e risorse. Successivamente, con l'arrivo di ARPANET che permise a svariate università e a laboratori di ricerca di mettersi in contatto tra loro, i ricercatori e gli studenti iniziarono a sentire l'esigenza di condividere le loro scoperte con gli altri, scambiandosi continuamente informazioni. La comunità hacker stava crescendo e con lei il progresso tecnologico. Gli anni 80 furono tempi duri per la cultura hacker, molti di loro, infatti, dovettero iniziare a lavorare per le aziende, accantonando quindi gli ideali propri del movimento. Nello stesso periodo, i nuovi programmatori e gli informatici in generale avevano perso quel senso di comunità che tanto aveva caratterizzato la generazione di hackers precedenti. Cosa stava succedendo, quindi? Seppur ci fosse un sempre più crescente interesse nei confronti della tecnologia da parte delle persone, quest'ultime però iniziavano a perdere di vista proprio quegli ideali di libertà e di condivisione che hanno tanto contribuito allo sviluppo tecnologico e che, senza esagerazioni nell'affermarlo, rappresentavano le fondamenta della tecnologia stessa. Ovviamente questa tendenza non poteva generare nulla di buono. Infatti, dalle a breve... Le leggi di mercato prevalsero sulla libertà e le aziende di software proprietario si lanciarono all'arrembaggio. Nel frattempo, dai laboratori Bell nel New Jersey si stava affermando un nuovo sistema operativo, Unix, creato da Ken Thompson e Dennis Ritchie. Quest'ultimo fu inventore tra le altre cose del linguaggio C con cui è stato scritto proprio Unix stesso. Unix poteva potenzialmente rappresentare il nuovo mezzo di condivisione delle informazioni, ma aveva un grossissimo problema. Era un sistema operativo commerciale e in quanto tale era protetto da copyright, quindi non poteva permettere la libera circolazione e condivisione delle informazioni che aveva invece caratterizzato il sistema operativo ITS. Così, tornando al MIT, un hacker che lavorava nel laboratorio di intelligenza artificiale ebbe un'idea che avrebbe influenzato la tecnologia moderna. L'hacker in questione è Richard Matthew Stallman. Il progetto di Stallman consisteva nel realizzare una copia di Unix con l'obiettivo di creare un sistema operativo libero. Quindi, lo strumento che avrebbe consentito alla comunità hacker di cooperare, ma che soprattutto, incarnandone i principi, avrebbe consentito a chiunque ne condividesse la filosofia di unirsi al gruppo. E così ebbe ufficialmente inizio lo sviluppo del sistema operativo GNU. È inoltre importante sapere che il nome scelto da Stallman per il suo sistema operativo è un acronimo ricorsivo che sta per GNU's Not Unix, ovvero GNU non è Unix. Il software che più di tutti contribuì alla diffusione del progetto di Stallman fu Emacs. Per chi non lo sapesse, Emacs è un editor testuale ideato da Stallman stesso. Emacs fu distribuito gratuitamente e l'unica richiesta avanzata agli utenti era semplicemente di collaborazione chiedendo di rendere disponibili le eventuali modifiche che venivano apportate al software. Data la sempre più crescente popolarità del progetto GNU, nel 1985 Stallman decise di fondare la Free Software Foundation, conosciuta anche con l'acronimo FSF, diventata poi, con il passare del tempo, il punto di riferimento per chiunque condivida gli ideali della cultura hacker e che abbia a cuore la salvaguardia del software libero. Tutto ciò era bellissimo, però a questo punto della storia la comunità hacker dovette risolvere un altro problema, cioè la mancanza di una licenza che tutelasse a livello giuridico il software libero. Infatti condividere liberamente software lo espone a diversi rischi come ad esempio la possibilità di essere liberamente modificato da aziende di software proprietario e utilizzato all'interno di software non libero. E tutto questo la Free Software Foundation non poteva permetterlo. Così Stallman, per tutelare la libertà del software, stese nel 1989 la prima versione della GNU General Public License. Meglio conosciuta tramite il suo acronimo GNU-GPL, chiamata anche permesso d'autore o meglio ancora copyleft, in quanto diametralmente opposta al copyright. Nuova licenza robusta e dettagliata, in grado di tutelare a livello giuridico il mercato del software libero. La GPL prevede infatti che il software coperto da tale licenza possa essere modificato e ridistribuito a piacimento, gratuitamente o a pagamento, a condizione di renderne disponibile il codice sorgente e che l'eventuale utente o acquirente aderisca a sua volta allo stesso tipo di contratto. Questo vuol dire che se integriamo un software o parte di esso coperto dalla GPL all'interno di un nostro progetto, Dovremo applicare la medesima licenza al nostro progetto, rendendolo quindi software libero e aderendo di conseguenza a tutte le altre condizioni stabilite dalla GPL. La Free Software Foundation stava rapidamente realizzando una grandissima quantità di software. Tanto che nel 1990 il sistema operativo GNU era tecnicamente completo, mancava solamente un tassello, il kernel. E suppongo che immaginiate chi stia per entrare in scena, un giovane chiamato Linus Torvald. Cosa aveva studiato Linus? Siccome non poteva permettersi l'acquisto di un sistema operativo Unix, nel 1990 si mise quindi anche lui a scrivere un sistema operativo ispirato a Unix. Dopo circa un anno di lavoro aveva già realizzato un kernel soddisfacente che battezzò Linux e decise di buttarlo gratuitamente in rete così che altri potessero valutare il suo lavoro. Da lì a breve Linux decise di aderire alla GNU GPL e il suo kernel venne inserito all'interno del progetto GNU. Nacque così il primo sistema operativo GNU Linux, un sistema operativo completo e competitivo. Non posso non consigliarvi di leggere La Cattedrale e il Bazar, saggio di Eric Steven Raymond, hacker che seguì da vicino lo sviluppo di Linux e decise di descriverne il modello di sviluppo. Veramente molto interessante. Quindi, come abbiamo visto, nel corso della storia il termine hack e di riflesso il termine hacker ha cambiato più volte di significato fino a quasi perdersi nei giorni nostri. Ma allora, chi sono questi hacker e cosa fanno? Un hacker è colui che si diverte realizzando giocosamente qualcosa di difficile. Questo è l'hacking. Limitando il termine in ambiente informatico, spesso si accosta la figura del hacker a colui che è dedito ad attività come il penetration testing o che in ogni caso lavora nel campo della sicurezza informatica, ma ciò non è assolutamente corretto. Infatti non tutti gli hacker trovano interessanti le attività di cracking e magari si dedicano semplicemente ad altro, senza poi considerare il fatto che danneggiare un sistema per puro divertimento, rubare informazioni eccetera eccetera non rientra assolutamente nella morale hacker. Citando Eric Steven Raymond, un hacker costruisce le cose mentre un cracker le rompe e basta. È però difficile rispondere alla domanda cosa fanno gli hacker, poiché, come abbiamo detto, il termine hack non è circoscritto all'ambiente informatico. Chiunque può fare hacking. Ad esempio, colui che riesce ad aprire una serratura utilizzando una spilla è un hacker, e ciò che è riuscito a fare è per l'appunto un hack. Come disse Burrell Smith, ovvero l'ingegnere che progettò la scheda madre del primo Macintosh, gli hacker possono fare qualsiasi cosa e rimanere hacker. Ora che finalmente abbiamo un'idea più precisa di cosa sia effettivamente un hacker e di quale attività svolga, direi che sia giunto il momento di vederci insieme i punti cardine dell'etica hacker. I principi alla base dell'etica hacker possono essere riassunti in cinque punti cardine, ovvero libero accesso alle tecnologie informatiche, condivisione, apertura, decentralizzazione e infine miglioramento del mondo. Questi cinque punti possono essere scomposti a loro volta in sei aspetti chiave per essere analizzati. Il primo aspetto chiave dell'etica hacker prevede che l'accesso ai computer o in generale alla conoscenza debba essere assolutamente illimitato e completo. L'imperativo deve essere hands on. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non vi deve essere alcun tipo di barriera tra la conoscenza e le persone. Chiunque deve avere la possibilità di apprendere e nessun tipo di ostacolo giuridico o economico deve impedirglielo. Il secondo aspetto chiave è rappresentato dalla libertà di informazione. Il libero scambio di informazioni stimola la creatività. Il web stesso è basato su questo principio e dal punto di vista hacker, e sfido chiunque a provare il contrario, qualsiasi sistema trae beneficio da un libero flusso di informazioni. Il terzo aspetto chiave prevede il dubitare dell'autorità e la promozione del decentramento. Il metodo migliore per garantire il libero scambio di informazioni è utilizzare sistemi liberi. La burocrazia e il controllo di qualsiasi forma sono pericolosi per la salute di una società libera, in quanto incompatibili con essa. Riassumendo, l'informazione è vitale per una società libera. Il quarto aspetto chiave recita quanto segue: Gli hacker dovranno essere giudicati per il loro operato e non sulla base di falsi criteri quali ceto, razza o posizione sociale. Beh. Questa non ha bisogno di tante spiegazioni, non si fa alcun tipo di discriminazione in quanto ognuno, secondo le proprie capacità, può aiutare a sostenere la comunità. Quinto aspetto chiave, con un computer puoi creare arte. Questo aspetto lo trovo personalmente bellissimo, poiché invita le persone ad utilizzare il computer non come un semplice elaboratore o calcolatore, a differenza della didattica istituzionale, bensì come uno strumento di arricchimento personale. Ogni hacker, alla fine, è alla ricerca della cosa giusta da fare per risolvere un problema e questo lo porta a sperimentare sempre nuovi metodi per raggiungere il suo obiettivo. Questa continua sfida è uno stimolo a migliorarsi e ad approfondire sempre di più le proprie conoscenze. Sesto ed ultimo punto chiave. I computer possono cambiare la vita in meglio. In primo luogo ci consentono di accedere facilmente e velocemente ad una quantità indefinita di risorse aprendoci di fatto un mondo. In secondo luogo, se tutti si interagisse con i computer nel modo giusto, potremmo effettivamente cambiare il mondo. Il primo episodio di Eremobit si conclude qua. Spero vivamente di essere riuscito a passarvi qualcosa attraverso questo video perché secondo me di questi tempi c'è davvero bisogno di tramandare certi valori e certi ideali, anche in ambito informatico, poiché il progresso senza evoluzione, ahimè, si chiama estinzione. Estinzione. Estinzione.